Va di nuovo sotto i ferri il re di Spagna per un'infezione all'anca sinistra. Il 75enne monarca, popolarissimo per il suo ruolo storico di garante della transizione dal franchismo, porta una protesi che deve essere sostituita e da mesi è costretto a camminare con delle stampelle. Questa sarà l'ottava operazione in poco più di 3 anni e le condizioni di salute di re Juan Carlos cominciano a preoccupare, anche perché la monarchia spagnola vive una fase già difficile caratterizzata da alcuni scandali. Ma il portavoce di Casa Reale nega che il ricovero possa impedire al sovrano di svolgere il suo ruolo di capo dello Stato. Il periodo che si apre ora, dice, con questa operazione che dovrà subire Sua Maestà il Re, avrà la stessa normalità istituzionale che abbiamo visto nelle occasioni precedenti di assenza del sovrano. L'abdicazione è, come sapete, una decisione personale del Re e posso assicurarvi che mai ha suggerito una tale eventualità. Dopo l'intervento che avverrà nei prossimi giorni, forse in 2 tappe, il re dovrà riposare per alcune settimane. La lunga sequenza di interventi ebbe inizio nel 2010 per un tumore al polmone, per poi riprendere con un'operazione all'anca destra e poi a più riprese quella sinistra.